Aurora Ramazzotti difende la sfuriata di Blanca. Doveva accadere, Amadeus non aveva l'aspetto delegato. La sfuriata di Blanco a Sanremo sta tenendo banco sui giornali e sui social. In tanti hanno criticato l'artista che ha distrutto parte della scenografia sul palco dell'Ariston. Eppure qualcuno è sembrato invece difenderlo, come Aurora Ramazzotti. La 25enne, che aspetta il suo primo figlio, ha voluto dire la sua sul caso e ha affermato di pensare che quanto accaduto fosse almeno in parte previsto. Secondo me quello che abbiamo visto doveva in parte accadere, ma poi è sfuggita la situazione. Nel videoclip della canzone L'Isola delle Rose, NDR, Blanco fa una cosa simile. Quindi fa parte di una performance artistica, ha detto in alcune Instagram stories la figlia di Michelle Hunziker che ereda Eros Ramazzotti. Poi quando Amadeus è salito sul palco, a parte il fatto che ha dovuto gestire una situazione difficilissima ed è stato bravissimo, non aveva l'aspetto di un conduttore di Sanremo verso cui qualcuno aveva avuto una mancanza di rispetto enorme. Secondo me non si era reso conto perché questa cosa doveva in parte accadere, ha aggiunto. Sempre secondo me lui doveva salire sul palco, cantare, esibirsi, evolversi. Crescere, farci sognare e poi spaccare le rose. Questo è quello che credo, poi in linea anche col personaggio di Blanco. Perché Blanco è così, condivisibile o meno, bello, dannato, selvaggio, col sangue in faccia. Molto cupo, perché dovrebbe stranirci che spacchi delle rose, ha continuato. Perché ci ha stranito? Perché lui non è riuscito a cantare, non è riuscito a darci l'esibizione e si è girato. Così è andato direttamente a fare quello che doveva fare alla fine, che però era decontestualizzato, ha proseguito. Se prima avessimo visto tutta la performance artistica col canto, ci avrebbe dato fastidio o comunque l'avremmo considerato arte, ha concluso. Că baie plaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.